Oggi fuori fa molto freddo. Mi si accappona la pelle. Di brividi, profumo, sex appeal. Scempio d'uomo sono? No, questi sono capelli sciampati, senza lampade, su volto a vostro sbiancare. Un altro appuntamento molto importante, fratelli della congrega, qui riuniti. Raccolta, racconto intervista di Sutterkane, il demiurgo menefreghista. Stefano Falotico intervista Federico Frusciante in merito al grande John Carpenter, appunto. Prefazione in ardente tizzone. Se Steve Jobs creò il Macintosh, perché non posso mangiare tutte le mele anche della Big Apple? Eh già, a valutare se davvero duro sono, saranno i posteriori per la mia durevolezza. Ai posteri l'ardua sentenza. A te invece, mia bella, ecco come lo senti. Arso. Si chiama freddura. Forse è una cotta, scottatura del mio biscotto. Ah ah. Forse fallo, forse se la fa là. Forse sia. E così, Sutter Kane, in falottico, mai fallace. Perché, come dico io, saltando di palo in frasca, fresca è la mia quaglia collocata al giusto posto, e cioè rizzo nelle fragoline fresche, un detto che non vuol dir niente. Ma vale per tutte le tette, piacevolmente in ogni boschetto. Ah ah, ridere grazie, prego. Altrimenti un risotto in agrodolce, fa più salsa e più sale, da cui il film Grosso guaio a Chinatown. Occhio mandorla, cin cin. Bicchierino e piedini. Se manga, il mongolo sei tu, eh? Se manga hanno inventato le robotiche forze di Mazing, se in America ha riesumato i cartoni animati dei Transformers per un Michael Bay stolto come al solito su montaggio stroboscopico, quanto a non scoparmi, nemmeno un po' di vere, diverse, sanguigne e passionali emozioni, neppure a sfiorarle per un attimo di imponderabile sua idiozia meccanica artificiale, io ergo il mio Mr. Gigabyte. Personaggio raccoglitore di vita vissuta o non vissuta, scaraventata nello sfoderarmi a virtuoso immane scibile dell'umanissimo qui cinematografico dal sapore convergente in tante dilatazioni spazio, tempo, fuori piove, temporali. Liriche anche intrecciate alla musicalità dell'anima, come emblema del mio singolar tenzone, particolarissimo, forse antipatico. Indigesto senz'altro per l'escrescente, denutriente, coprofaga, borghesia feticista, flaccida, classista, fascista, e che quindi, essendomi vomitante in mondo, immondo, modo fecale, la rabbonisco a colpi maestri d'un imparagonabile iperfantasioso estro. Udite come scandisco la mia mostruosa cultura di unicum database cinefilo e all'occorrenza ad affilare i canini se appunto non starai buono. Buonino! Scibile, sventagliato a tagli che incido in vostre atrocità losche. Io sì, vivo ove il profondo sentire si mescola ad acciuffare la scemenza di tal umanità appunto scempiata. Sui capelli è rimasto ancora un po' di shampoo. Sui capelli è rimasto ancora un po' di shampoo. Eppur stempiato,
Non sono uomo storpiato. Ah, sì, vivo e il profondo sentire si mescola da ciuffare la scemenza di tale umanità, appunto, scempiata, senza tempie e dalle meningi lente, per evocare sereni corridoi dell'immaginazione in acuto tono, in acustico trono. Così ti scovo e sempre più magia del cuore io invoco, vi mangio vivi. Dici a me, dico a te. Qui eccomi dunque a cesellare e coniare un'intervista simbiotica. Speculare a gusti appunto affinati e raffinati col frusciante Federico che, come sottoscritto, adora John Carpenter. Forse l'ultimo dei selvaggi in questo piatto imborghesimento, formato da flatulenti strozzi. John dà alle merdacce un po' di sano e si vivono. Signore del male a rinfoltire il sale in zucca per Halloween. Dolcetto? Non dolcetto. Seme della follia in Christine, la macchina infernale. Sentite come rima ba ritma baciata. Ai savi della congrega nostra amata. Ave, John. Giovane. Ricordati che lo sono più io. Se mi considerate pazzo, no, vi sbagliate. Ribadisco e sottolineo con l'evidenziatore dei miei metafisici sudori che sono invece tutta l'interezza dei più sonanti furori. Di come da iena, Snake Plissken, mi bendo di monocolo e te lo piazzo in culo, anche quando mi sto masturbando. Di come da James Woods, schiaccio i vampiri, vampiri di Messico, in tutto del mio fucilon tiro. Di come nacqui già di un altro pianeta mentale, combattendo fin dai primi respiri natali una guerra tutta mia. Una guerra tutta mia, simil fantasma da Marte. E se a Marte togli una T, diventa rovente il mare delle mie favole non amarognole, bensì remote dalla borghese concezione in carta stagnola. Stagnate pure nei luoghi comuni, con John si sguazza in un lago di grandezza. E se a Marta togli una T, io entro in Mara. Non sottraendo nulla ma dolcissimo di Nutella. Adobatesi le vostre pareti di carta da culi parati. Adobatesi le vostre pareti di carta da culi parati, ma avete qui incrociato uno sul quale non potrete sparare. Sparlare. Rappresento l'ignoto e quel che di notte, maiuscola, va di muscolo penetrante a tua superficiale figata. Ah. Perché preferirò sempre la rugginosa mia faccia di cazzo ai culetti d'un fighetto, la mia pistolettata secca, le prediche morali di tal morti viventi palestrati e rinsecchiti dentro. Io, uomo invisibile, che t'entra appunto ove non lo vedi, ma lo prendi con dolor mansueto e pur mastodontico. Tu mastichi fegato marcio e rosichi. Io incarno il viaggio, il villaggio dei dannati, dunque nel tuo ano d'ariano,
Se mi scambierai per Paolo di Fantozzi Ugo, ti impalerò d'avorio, così imparerai a cogliermi al volo. Senti che dolorino! Il licantropo ulula! Senti qui che dolorino! Il licantropo ulula e automaticamente Mr. Gigabyte ti incula. Ebbene, dopo tal mirabolante preambolo a farti saltare i nervi, mio bollito borghesotto. Ebbene, dopo tal mirabolante preambolo a farti saltare i nervi, mio bollito borghesotto, ti do un'intervista a uno come me che sicuramente ti farà scoppiare di emboli. Cristo si è fermato a Eboli? Io per un po' riscaldo ciò che bolle in pentola e poi rimani pollo. Domanda numero uno a Federico. Secondo me anche Fuga da Los Angeles è un capolavoro, concordi? Immedesimiamoci in Federico, che a Livorno lavora con qualche livore e andrò presto a trovare. In quanto, come me, John Carpenter, appunto, adora. Noi odoriamo di vero. Leggo quindi nelle vesti di Federico la sua risposta. Da uomo che crede, al detto l'abito non fa il monaco, perché è solo l'uomo che sa cogliere le emozioni nude, da ogni maschera si sveste ed è quindi onesto. Nessuno può la sua anima a restare. Concordo, film meraviglioso che non è stato capito perché è troppo intelligente fine. Un finto Z-movie che ribalta la concezione seriosa dell'originale per portare il tutto verso il grottesco puro. Domanda numero due. Cosa ne pensi di Elvis, il Red Rock? Non se ne parla quasi mai. Penso che Elvis avesse un carisma enorme, una voce melodica stupenda e che sia colui che ha portato il rock and roll alle masse. Però io preferisco Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly e altri. Massimo rispetto comunque. Il film di Carpenter era buono, ma non ottimo. Comunque un bel film per la TV. Love me tender, love me true. John Carpenter è già in Kurt un duro. 3. Sei contento che Carpenter non abbia girato su commissione un film carcerario con Nicolas Cage di cui si parlò anni fa, progetto sparito nel nulla nonostante risultasse fra le migliori blacklist delle sceneggiature, appunto? Sono un idiota? No. Il film con Nick Cage designato doveva intitolarsi Riot, scritto Riot. Caro idiot! Questo non è disordine mentale, bensì public disorder, traduzione sempre in inglese di riot. Carpenter, eccezion fatta per il reparto, non gira pressoché più. Secondo te il vero motivo qual è? Si è detto che fosse malato. Forse si è dato per malato.
Malato poi di cosa? Nessuno l'ha mai specificato. La verità credo che nonostante sia... Lui sia... La John verità credo Carpenter. che nonostante parliamo di cani, anche lui appunto si trova... Anche lui trova enormi difficoltà per girare in questa nuova, tra virgolette, Hollywood, costituita di produttori imbecilli. Appunto, produttori incapaci, distributori dementi, addetti ai lavori rincoglioniti, asserviti completamente ai potentissimi di turno. Carpenter è scomodo, scassa cazzo, ne paga le conseguenze. Ma fa bene a non vendersi mai. Quinta e ultima domanda. Dove pende il piatto della bilancia? Il tuo sogno credo sia comparire, semmai nell'ultimo film del nostro John, anche solo come comparsa di mezzo frame. Cosa daresti per una sola manciata di apparizione del genere? Risposta lapidaria. Amerei essere in un film di Carpenter anche per un mezzo secondo, ma non avverrà mai, io non sono uno che sogna. Anzi, queste le testuali, non testamentali parole di Frusciante Federico. Parole sane. Chi sono io? Un Don Giovanni? Sicuramente non andrò a vedere quel film per dementi, appunto, intitolato Don John, interprete Scarlett Johansson. Perché vivo il mio Don Johnson. Personalmente, senza darlo a vedere, e tu datti da fare, perché o migliori adesso o sprofonderai. E rimarrai un cesso. Sì, sarai travolto dagli acciacchi. E vedrai la vita da cieco. Accendilo. Dai, dai, che ce la fai. Può darsi. Può dartela. Potrebbe farcela. Falotico! Ma facci il piacere! Ed è quello che voglio, infatti.